comunque gli interventi devono essere tutti vagliati e autorizzati dal demanio, quindi il proprietario. Cioè, per assurdo, se io comune di Ventotene all'improvviso trovo un finanziamento da 10 milioni di euro e voglio intervenire sopra al carcere Santo Stefano, se il demanio non è d'accordo io non posso intervenire perché non è un patrimonio nella mia disponibilità. A Corte dei Conti mi può dire: ma tu questi soldi perché andate a spendere sulla casa di Pasquale che invece è la tua? Sì. Quindi... Ma c'è mai stato un tentativo dello Stato di trasferire il bene al comune? Anche in forma di vendita, di... Vero e proprio mai. Intenzioni, interessi, a volte stati paventati. Perché a questo punto cosa c'è una delibera, una proposta di delibera della Regione Lazio, che ho una copia, di cui ho una copia, dove diciamo così, la giunta regionale si impegnava all'acquisizione della parte pubblica e della parte privata di Santo Stefano con anche una serie di, diciamo, indirizzi di intenti. E si impegnava, ma sempre in termini onerosi o no? Si impegnava all'acquisizione della parte pubblica, della parte privata e dell'archivio cartaceo di Cassino. Manco quello è stato fatto, perché era la giunta Marrazzo, poi venne fuori lo scandalo e quindi tutto si bloccò, tutto rimase, non c'è continuità amministrativa negli atti degli enti. Cambia quello, siamo cioè, come gli imperatori, sì, romani, cambia, sì, l'imperatore, cambia la corte, cambia modo di fare, sì. Sì. Quindi c'è anche una discrepanza nella continuità, no, non si blocca, se cade uno si blocca, invece certi atti quando... Quale settore ha mantenuto, cioè c'ha competenza da parte della Regione Lazio su questo bene qui? Cioè attraverso quale settore, per esempio questa delibera che è stata proposta, da quale settore? Questa è stata proposta da Angelo Bonelli, se non mi sbaglio. Quindi che erano verdi, sia nel settore ambiente che erano verdi. Ma quando venne Venafro qua, questo forse però sono notizie che potrebbe sapere Geppino, che è venuto a fare il sopralluogo, è venuto credo un anno fa circa. E io ogni tanto accompagno sopra. Venafro era il collaboratore di Zingaretti, che poi ora si è dovuto dimettere perché coinvolto nell'inchiesta. Io ho accompagnato su diverse persone, anche funzionari della Regione, ho accompagnato su la Ravera, che era assessore ai beni culturali della Regione, non so se è ancora lei. È ancora lei. Però non è che ha risolto molto, è rimasta interessata così, vabbè, ma forse... Ma il punto è che se non vai lì a sollecitare, questi poi vengono riassorbiti nella dimensione di Roma e della Regione e quindi... Sì, ma io dico una cattiveria che, diciamo così, a me mi è sembrata poco attratta dalla struttura. Forse per lei la cultura sono più le pagine scritte di un libro che non quelle fatte d'intonaco. Sinceramente il suo non interessamento un po' mi ha deluso, perché poi lei viene a Ventotene con la creazione di questa specie di festival Gita al Faro, no? Dove quattro scrittori isolati sull'isola che poi sa cantano, sa son e sa... E poi su quest'isola c'è uno dei monumenti più importanti, perché io metto a paragone due monumenti, noi abbiamo a Ventotene di veramente importanza, Santo Stefano e il Porto Romano, che sono due monumenti all'intelligenza umana, anche se per motivi diversi, anche se per motivi tristi, perché poi di ville imperiali, di colonne, di stucchi, di pitture, ne tenemmo pieno quello che erano i confini dell'ex impero romano e l'Italia nesta colma. E mi è sembrata scettica, cioè come se non... Sì, ma mi hai portato a fare questo, cosa che sta carendo? No, perché il trasferimento del bene al comune diventa decisivo, diventa strategico. È chiaro che però se questa acquisizione presuppone sborso di denari eccetera, il comune non c'ha le risorse per poter affrontare un mostro del genere. Perché Santo Stefano è veramente molto impegnativo. Questo dovrebbe essere un bene trasferito dal demanio alla Regione. È anche vero che se il demanio, come dire, trasferisce
poi comunque ti trasferisce tutto e tu ti ritrovi una struttura sulla quale devi agire, e però è più grande di te. Però è ma anche vero, come è stato fatto l'accordo Demanio Comune, più o meno siamo là, il Demanio si è via via disimpegnato. Sì, disimpegnato dalle responsabilità. Ah, ecco. Se oggi uno si fa male a Santo Stefano è colpa del comune. È assurda come cosa. Certo. Cioè io rimango proprietario del bene, ma però la responsabilità è la tua. Ma questo si è fatto per legge dello Stato? No, era. Cioè, perché il comune cosa gli è venuto in tasca? Ma il comune di Ventotene, questo è un compromesso fatto quando c'era ancora Beniamino. Il comune di Ventotene gli è venuto in tasca e ha potuto cominciare ad entrare e uscire dal carcere Santo Stefano autorizzato. Prima questo non poteva avvenire, perché cominciarono le visite accompagnate, perché si doveva chiudere Santo Stefano per motivi di sicurezza, ma comunque la volontà di visitare quel luogo era forte. E quindi per permettere questo organizzarono le visite accompagnate allora, nel 92-93, poi sono subentrato nel 97. E questo significava praticamente 30 anni dopo la chiusura, che è avvenuta attorno al 65? Nel 65, sì. Ma già ormai i giochi erano fatti, già era tutto sfondato, sfasciato. Diciamo che le chiusure vere sono state fatte poi nel 2000, quando hanno fatto la facciata, che hanno messo quei cancelli, ma fino al 2000 era l'ingresso, cioè il cancello interno, ma quello esterno era una porta in legno che non facevo in tempo a aggiustare, la risfondavano, perché poi a Santo Stefano ci sbarcano le persone educate che si fanno il giro, si guardano intorno e ci vanno pure i vandali. E come dico sempre, non è che tutti sono vandali, ma le persone educate non lasciano tracce. Quindi se passano 1000 persone, 999 educate, è un vandalo, chi risulta quello che è passato è un vandalo. A me l'anno scorso mi hanno smurato una grata. E come mai? È per entrare dentro. Ah. Io stavo fuori, come succede sempre la mattina, mentre aspetto che tutti gli altri salgono per iniziare la visita guidata lì fuori la piazzetta, vedendo il degrado, le persone, e comunque gli spiego quali sono gli, diciamo, interventi della natura, delle intemperie, quindi degli agenti, e quali invece sono gli interventi umani, cioè come dovete accorgere benissimo, lo scalcinamento, questo è un intervento del tempo, no? Che sulle isole lavora con un tempo, con arena maggiore. Però se vedete una porta divelta, un cavo tirato, un ferro piegato, questo è opera del ma i vandali, ma che vengono a fare qua? Manco entriamo dentro, trovo un tubo della protezione civile aggrappato nel cancello come se lo volevano tirare e non si sono riusciti a tirare. Te vedete, hanno provato a sfondare, non ci sono riusciti. Entriamo dal primo e secondo cancello e vedo i miei attrezzi che c'ho sopra, la mazza di ferro, altre cose che hanno provato ad aprire il lucchetto antiscasso che c'ho sul cancello. Per far cosa? Però volevano entrare. Pensando che ci possa essere della roba da prendere. Volevano entrare, poi hanno visto che non si sono riusciti a entrare, adesso sono fatti la scala, si sono messi un ballatoio e da lì poi hanno visto il carcere e poi se ne sono andati. E poi uscendo mi sono accorto che hanno demolito una grata. Meno male che c'era ancora un paio di saccocci di cemento sopra in giornata stesso. E questo poi significa che sono stati lì un bel tempo, un po' di tempo, sì, a tentare. Sì, sì. Perché io sto dalla mattina fino alle 3, poi me ne vado. Non è che posso stare sempre a Stefano. Certo, due a volte, uno e mezzo, dipende quante persone c'ho. Una volta finito il giro, io me ne devo scendere. Non posso rimanere lì. E quando scendo io può essere chiunque, oppure mi è capitato che io scendevo e delle persone salivano, dato che dal 2011 è vietato lo sbarco senza personale autorizzato per motivi di sicurezza. Io l'unica cosa che faccio è dire: signori, guardate che gli faccio tutta la pappardella, c'è chi scende e chi dice no vabbè, allora diamo un'occhiata. E allora l'unica cosa che posso dire: state attenti, perché il divieto è proprio una questione di sicurezza, non vi fate ingannare dalla curiosità, guardate bene dove mettete i piedi, perché cioè, le strutture stanno in fase di crollo. E poi dopo capita pure chi invece si rivolge male, come mi è capitato, e allora lì tu dici vabbè, che c'è fatto? È capitato uno, non credo dall'accento parlava italiano, ma non so di che, con 7-8 persone tipo un charter, che si barca a vela, no?
E io gli dico quello che dico a tutti, che vi dallo sbarco, e questo comincia a fare: chi sei tu? Chi tu? Chi tu? Cosa vuoi tu? No, guardate, qui io sono una persona autorizzata al comune per accompagnare, e dal comune ho autorizzato a comunicarvi che non si può sbarcare per proprio motivi di sicurezza. Questo insiste qua, là, insomma, si rivolge anche male. E allora alza il tono, io non è che rispondo calmo, rispondo calmo, rispondo calmo per l'educazione, quando c'è davanti un educato, quando c'è davanti un maleducato, non riesco benissimo a solo a farlo, con la maleducazione se mi impegno. Chiamai la polizia, ho detto bravo, non ci avevo pensato, mi hai fatto il nervosino, non avevo pensato a questa cosa qui, non ti preoccupare, quando scendi giù la... chiamai la finanza, ho detto 1200 euro di verbale. Uno perché ha messo il barchino, il tender a terra, due perché era sbarcato, tre perché stava sotto costo, insomma tutta una serie di cose. Sì, ma poi dico io, lo facessero contatto e con un po' di... invece no, quante volte mi è capitato, dice no vabbè, noi facciamo un giro, allora io contatto, dico state attenzione, non è che sto là a fare lo spirito cattivo, cioè non è manco il mio ruolo. Cioè a me mi interessa che nessuno si faccia male a Santo Stefano, uno perché mi dispiace per la persona che incautamente si va a mettere in pericolo, e due perché sono sicuro che se uno stupido di quelli lì che ti risponde male poi si fa male, per colpa di quello Santo Stefano è chiaro, viene chiuso, perché veramente basta una fesseria minima. Come è successo qua? Ma pure meno grave. Non deve essere per forza una tragedia di tale portata, anche meno grave. Senti, quindi diciamo tentativi di coinvolgimento, di gemellaggio, di contatti, eccetera, fuori, anche dai confini nazionali, non è mai stato fatto. Non credo. Noi con questo, noi come ragazzi, con questo convegno di ottobre vorremmo tentare proprio un qualcosa del genere. Ecco perché poi non soltanto tecnici ma anche persone di spettacolo che però hanno avuto, diciamo così, per esempio questo Whisper, ho visto il collaboro, poi basta fare ricerche su internet e ti compare, collaborato molto con un'associazione che si chiama Coppola Tisa, e questi addirittura che fanno? Hanno nel loro programma l'acquisizione, l'acquisto di, chiamiamoli ecomostri, di strutture, demolendo, trovando i fondi, demolendo quella struttura, riportando l'ambiente allo stato naturale e poi donandolo di nuovo al pubblico. Dice guarda la regione Puglia, che sia. Senti, ecco di qua, queste, però con il compromesso, cioè con la sottoscrizione che in quel luogo non si deve chiamare. Ma sullo specifico di Santo Stefano e il recupero dell'isola, che tu sappia, c'è qualcosa su Facebook o no, su questi social network? No, noi abbiamo fatto, noi come associazione, una pagina molto leggera, amo Santo Stefano, conto, diciamo così, seguendo, amo Ventotene, però non, io non sono molto pratico, quindi riesco manco a seguirla. Si potrebbe fare di più sicuramente, io non sono in grado di seguirla, non sono proprio pratico, non sono più terragno, più d'azione sul territorio. Però quello lì andrebbe fatto, una pagina di Facebook e anche un sito eventualmente. Sito non lo volevamo fare, però nel tempo hanno aspettato, non lo facciamo noi come comune, hanno aspettato, non lo facciamo noi come riserva, hanno aspettato, non lo facciamo, non hanno fatto mai niente, cioè alla fine non è stato fatto nulla. No, cose da fare ce ne sarebbero. Però questo secondo me andrebbe fatto, perché quello ti permette sicuramente di proiettarti all'esterno. Ma l'associazione tua, diciamo, questa che dici tu, è stata costituita con atto notarile oppure... Sì, atto notarile. È perfettamente operante, diciamo. Siamo un'associazione senza scopo di lucro, mi sembra dal 2005 è stata fondata, perché prima facevamo parte come gruppo di un'associazione più grande, che era la Banda Musicale di Ventotene, fondata un sacco di anni fa, che però poi sentiva un carico troppo oneroso per occuparsi di tutto quello che c'era sull'isola, perché quell'associazione a loro fu affidata proprio alla gestione culturale dell'isola, però era un calderone che non riusciva a muoversi. E allora noi che eravamo i soci, i lavoratori del settore storico, culturale,
Io pensavo di fare addirittura una piccola cooperativa, problema che a livello economico non si riusciva a sostenere, infatti andai a Latina a parlare col presidente della Lega Coop, sai, dice vabbè fammi andare a parlare con qualcuno, e lui mi disse sinceramente con questo il prospetto economico, questo è... la fate oggi, la chiudete fra 6 mesi. Allora, vi consiglio di, se proprio avete questo come prospetto economico, di fare un'associazione culturale, mantenetevi magari con un numero ridotto di persone, così che magari mettete in moto poi un'economia più forte e fate poi la mutazione, il cambio di piccola società cooperativa. Quindi ci siamo più riusciti, che invece siamo andati diminuiscono le cose. È una realtà piccola, anzi grazie a questa soluzione che a livello comunale si riesce a gestire tutto questo patrimonio, perché se invece la persona dovesse essere assunta, il comune dovrebbe assumerla, già fa mancano assumere una. Torniamo un attimo alle finalità, perché poi quello è il punto, no? Cioè l'obiettivo, lo scopo è la sostenibilità, è legata a quello che tu riesci a fare sull'isola. Quindi sicuramente la destinazione può essere di tipo turistico, culturale, scientifico. Sì, tutte e tre, cioè nel senso, nel recupero di Santo Stefano, se uno deve ragionare su farlo funzionare, non si può pensare soltanto al turismo, come non si può pensare soltanto alla parte scientifica, alla parte culturale, ma tutte e tre insieme che creano sinergia. Cioè la parte scientifica si autosostiene, perché l'università X dice vabbè, questi sono gli spazi, a me non mi devi pagare l'affitto, ma devi mantenerti. Cioè, devi mantenerti, devi contribuire al mantenimento. La parte turistica deve contribuire al mantenimento della parte culturale. La campagna si potrebbe anche autosostenere, che ormai vanno di moda, no? I prodotti, e posso dire con assoluta certezza che il terreno di Santo Stefano è un terreno di qualità ottima. Certo, perché è molto più, chiamiamolo fertile, è meglio del terreno di Ventotene, che qua è più sabbia, lì è più pozzolana, quindi c'ha una maggiore permeabilità, è più leggero. Quindi con questa differenza, secondo te, a che cosa è dovuta? È dovuta alla dinamica della formazione del terreno, perché la base chimica è la stessa, ma l'azione meccanica è diversa. Cioè, a parte che i tufi di Ventotene vengono giù per colata, quindi sul fianco del vulcano, Santo Stefano, essendo un domo vulcanico, quindi un'escrescenza, una bocca secondaria sul cono principale, già era emersa dal cono principale e quindi non viene ricoperta per colata, ma per deposito aereo, quindi molto più friabile. Se tu prendi il tufo di Punta Euro, il tufo di Santo Stefano, il tufo di Punta Euro è compatto, marrone, con qualche frustolo di basalto all'interno, quindi schegge di basalto. Quello di Santo Stefano sembra l'apillo compattato. Ok. Se tu lo prendi in mano, lo fai così. E il terreno, poi per esempio a Ventotene c'è molta sabbia eolica del terziario, dei periodi glaciali, quindi... la mia campagna, se tu cammini a terra su un sentiero, dopo devi prendere il piccone per aprire il terreno. A Santo Stefano tu puoi camminarci per anni, cosa col piede così, la terra si smuove. E quindi è sempre vulcanico, quindi terreno fertile, pieno di minerali, molto più poroso perché più pozzolanico, quindi più permeabile all'umidità, e la piantina c'ha più facilità di radicamento perché ce la fa. Santo Stefano, per memoria di chiunque mi ha raccontato, che come terreno è migliore di quello di Ventotene, quindi l'azienda agricola qualsiasi... Però lì sostanzialmente venivano messi a dimora alberi da frutta. No, là c'era il vitigno, che ancora oggi in alcuni punti resiste, poi ci sono le due vallette dove si coltivavano gli ortaggi. Che vitigno è quello lì? Che sarà Benz, Biancolella, queste cose qua, dico una fesseria, comunque molto uva bianca.
è ancora, quello è recuperabile, perché le viti ci stanno, uno basta che salva le vite, fa il tale e quelle le recuperi. Qui in che zona stanno queste viti? Stanno tutta la parte sotto qua, sotto tutto il terrazzamento, tutta la parte di quella, tutta a vitigna, sopra... Dove si sale dalla Marinella lì? La Marinella sopra, quello è tutto vitigno, sotto al carcere, fino a giù alla strada, dove ci sono quei terrazzamenti che si sono qua, quello è pure tutto vitigno, ancora oggi dei raspi escono lì. Tutto il lato di numero 4, tutta la parte giù di numero 4, tutta la collina, quella sopra il cimitero. Cioè no, la viticoltura era dappertutto a Santo Stefano, ma pure a Venodeno si faceva così. E poi c'è la parte bassa delle vallette, Ducaone, chiamiamolo così, dove si producevano più ortaggi, che più riparato, più ombreggiato, più umido, e poi i legumi tutti. Senti, ma qui ci sono anche, per esempio, o ci sono state tentativi di coltivazione delle api per la produzione di miele? No, non ho sentito parlare una volta, venne pure qualcuno a Fonso Praluco, ma poi non mi sembra che se ne è fatto nulla in pratica, però dell'apicoltura se ne parlò. Poi penso una decina d'anni fa, non tantissimo. Quindi non c'è mai stato nessuno che ha tentato questa... No, però questo qua è un apicoltore, quindi penso che se non è stato fatto che non... Non c'erano le condizioni. Cioè almeno a livello industriale, magari uno un paio di anni di fermire per la casa ci sta, però se deve fare a livello e deve mettere qualche centinaio, forse il territorio è troppo esiguo per questo, parliamo veramente di 120 e passa ettari, quindi... Le api dove vanno a prendere tutto sto netto? Ma io credo che però ci siano comunque gli spazi qua per... Perché c'è tanta ginestra, c'è tanta... insomma, macchia mediterranea. Comunque se ne parlò, io adesso non mi ricordo chi è questo, che cosa fece, eccetera, eccetera, ma se ne parlò dell'apicoltura. Tornando un attimino al problema, quindi ora il punto è di... aggredire, diciamo così, le parti più compromesse che hanno bisogno di fare quello a livello locale, intervenire nei confronti del privato, perché il privato io l'ho conosciuto l'anno scorso e devo dire la verità un po' mi ha preoccupato, perché lui naturalmente c'ha in testa di farle fruttare queste proprietà. Io sinceramente non ho idea di che cosa farne, perché ce l'ha in vendita, però ce l'ha in vendita l'87 e quindi altro coso 30 anni non l'ha venduta. L'anno scorso forse io perché avevo... chiede troppo? È una ventina di milioni di euro chiede. L'anno scorso io me lo ritrovo. Ancora lui è, Orazio. Perché gli ho chiesto pure il padre come stava, perché è andato a me. Ora non bene, secondo me, la roba. No, ma tu l'anno scorso, tu non puoi capire, l'anno scorso, allora, io stavo a Santo Stefano, faccio l'introduzione alla visita guidata. Arriva questo signore un po' in ritardo, io come faccio sempre per non mettere in imbarazzo le persone che arrivano in Italia, faccio finta di niente, continuo il mio discorso e poi dopo mi avvicino e dico se comunque vi siete perso qualcosa all'inizio. Ah, no, io sono il proprietario di Santo Stefano, ha detto piacere, vuole continuare la visita, mi farebbe piacere spiegargli. No, adesso c'ho da fare. La sera stessa invece me lo ritrovo a Ventotene e mi ferma e mi dice, ah scusa, io poi oggi sono stato lì, interessante, sei molto bravo, però voglio rettificare alcune cose che dici. Ha detto io sto apposta qui, sempre pronto ad imparare se dico cose sbagliate. La sua rettifica era che comunque loro quando hanno comprato nell'87 Santo Stefano, il padre l'ha comprata perché amava quel luogo, quindi è stato un atto romantico, che loro sono una famiglia di romantici, non l'hanno comprato per fare speculazione. Santo Stefano c'è in un magazzino una volta, penso che ancora ci sarà, pieno di cucine, di frigo, di lavelli, di bagni, volevano fare 10 strutture funzionali, lottizzare e vendere, questo fa parte, diciamo, questa sarebbe la parte romantica. Appunto, l'incontro che ebbero con Picozza e con chi altri che lo accompagnarono lì quando questo comprò, l'idea era quella di mettere a frutto da un punto di vista turistico. Sì, voleva lottizzare e vendere, buongiorno. E poi lui dice anche che voleva valorizzare Santo Stefano, che il suo progetto, questo però dice, dovevo dire voi isolani come la prendete, magari può disturbare il vostro
Ci deve poi, sì, no, perché adesso su in Nord Europa, e poi io sono appassionato molto di moda, il naturismo. Il naturismo. E cioè, allora Santo Stefano sarebbe interessante, io ho già contatti un po' in alcuni centri, fare un centro di naturismo no-dem. Naturismo non demo, cioè nudisti non democratici, tutti che sono nudisti fascisti, che sono... no, per gente che c'ha facoltà, gente che viene a Santo Stefano, che muove 200-300 euro al giorno per spogliarsi, e poi dovete capire anche voi benotene cosa volete fare, se restare così o andare verso quello che oggi è Capri. No, veramente vorrei fare qualche passo indietro, perché non possiamo fare Capri, non abbiamo le peculiarità per fare Capri, non abbiamo gli ospiti illustri che hanno fatto Capri. Allora lui continua, al che dice poi a Benotene servirebbe un ristorante 5 stelle, perché questi qua poi vengono giù la sera a mangiare a Benotene, certo non si possono accontentare di queste cose, ma vengono giù la sera in quelle stradine lì, marruzzolano, si catapultano, come vengono giù? Santo Stefano, quello che lei dice nella sua proprietà, può farlo benissimo, nessuno gli può dire di no. Certo. Ma l'unico modo perché questo progetto riesca è che si mette in moto tutta una serie di altre cose anche fuori. Quando io ho parlato ad esempio del discorso del teatro carcerato, poi i carcerati, se quelli sentono che ci sono detenuti, si spaventano. Dice, sì, ma Santo Stefano può spaventare in questo caso perché magari c'è il mostro in catene, ma fa ancora più paura se non interviene, perché quello non è una foto, non è una cartolina, non è un plastico, è una struttura. E voi tutti i giorni dovete passare davanti e sotto quella struttura, se quella struttura non viene manutenzionata, certo, non durerà, vi casca addosso, e quindi è meglio la paura, che poi diventa brivido, che poi diventa anche, diciamo così, una cosa, sai, ci stanno pure i detenuti, che fa pure moda tra questi nodemma, da quei perbenisti, no? Che non avere. Ma lui sta. Cioè, c'è gente fuori di testa, però. Fuori di testa. C'è il ristorante a 5 stelle, che significa il ristorante a 5 stelle? Cioè tu li porti in un'isola abbandonata, allora metti in moto la campagna e gli fai vivere l'attività bucolica, è chiaro. Gli fai zappare nudi, gli fai raccogliere i cozzielli nudi, gli fai mangiare nudi, però allora fanno una cosa particolare, ma noi quelli poi alla sera si mettono il fracco e poi gli vengono dentro il ristorante a 5 stelle, cioè, lasciali lì. E lasciaci a noi la possibilità di sfruttervi almeno. E questo sarebbe il privato. Su questo bisogna intervenire, perché qualsiasi progetto che si faccia a Santo Stefano. Sì, ma io credo che comunque loro non abbiano nessuna possibilità di poter decidere qualcosa al di fuori di quello che stabilisce l'amministrazione comunale. No, lui non può fare nulla. Appunto. Lui lì comunque può intervenire sulle strutture che c'ha. Lui adesso ci sono anche opere murarie di sua proprietà. È la casa colonica, le stalle nuove, le stalle vecchie, però le stalle vecchie già presenti. Dove sta sta roba? Allora, la stalla nuova la si vede lato numero 4. Ah, ecco. La casa colonica sta al cancello su Piazzetta della Detenzione, dove c'è scritto proprietà privata, quella lì dentro che si vede una palma, la casa rosa, quella la casa colonica, con una bella cantina sotto. E poi sulla collinetta del cimitero c'era quello che era una volta la vaccheria vecchia, la strada Borboni, che oggi è crollata. Però lì per esempio già ha perso. Ma queste strutture sono abitabili o no? No, la casa colonica in parte, in parte. Le altre no, una è caduta, la vaccheria vecchia è caduta e quella sorgeva su muratura romana. Quindi quella sicuramente non la può rimettere più in opera, a meno che non gli danno lo spostamento della cubatura, ma non credo che gli faranno ricostruire i muri dove stavano i muri romani, anzi, e quello è segnalato, perché una prospezione archeologica fatta 5-6 anni fa andiamo a segnalare questa, la provenienza latina marcata.